Benvenuti in questo nuovo modulo del nostro convegno Voci dei Mondi. Sono in compagnia di una grandissima pioniera di tutti gli argomenti inerenti al mistero, la parapsicologia. Do il benvenuto a Paola Giovetti. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Paola di aver accettato il nostro invito. Siamo veramente onorati e felici perché lei è stata veramente, come dicevo, una delle antesignane di questi argomenti, giornalista, scrittrice, conferenziera, ha lavorato anche per diverse emittenti televisive, dove proprio ha portato al grande pubblico... Quello è vero, sì, già negli anni Ottanta, che ancora se ne parlava poco, facemmo questo programma... Con Giochi Puntate... Ricordo, è stato un ragazzino, in 12 puntate, prima serata Rai 1, che fece uno scalpore enorme, ma avevamo un pubblico di milioni di persone, che ancora sono passati più di 30 anni, la gente ancora se lo ricorda questo programma. Lo guardo anch'io. Perché fece effetto, poi fu, secondo me, non per merito mio, se non in parte, fu tenuto su un tono leggero, allegro, molto corretto sempre, però anche divertente, per cui lo guardavano anche i bambini, mi ricordo. Però era veramente contenuti, al periodo di Uri Geller, insomma, era esatto, la parapsicologia interessava molto, di battaglia all'epoca, sì. Allora, oggi siamo qui in realtà per parlare di un argomento molto particolare, perché come abbiamo detto prima, questo è un convegno dedicato alle grandi personalità che hanno fatto la storia della letteratura esoterica, del mistero, i grandi maestri, i grandi iniziati. E tra questo parterre di autori e di personaggi non potevamo non parlare di Elena Blavatsky, quindi la fondatrice della società teosofica. Allora, volevo con lei, Paola, inquadrare innanzitutto il periodo storico, perché effettivamente il periodo che va dalla seconda metà dell'Ottocento al primo ventennio del Novecento è veramente un crogiolo di interesse, esatto, e di come dire, esplosione, di riscoperta di argomenti un po' di oggi chiameremmo di frontiera. Quindi ci sono stati tanti episodi. È il 1875 quando a New York viene fondata appunto la società teosofica, ma poi c'è tutto un accompagnamento di episodi dalla nascita dello spiritismo, sempre ne sono poi gli stessi anni, proprio 1848 con le sorelle Fox, sì, poco prima, sì esatto, poi la fondazione della società di ricerca parapsicologica e psichica nel 1882 da parte di tre membri del Trinity College, e poi un interesse anche nei confronti della magia proprio, no? Dai libri di Levi, Dogma e Rituale, 1856, poi è nato tutto un movimento che seguiva questa riscoperta del magico, dell'irrazionale, quindi poi ovviamente il martinismo, Papus e tutti gli altri personaggi. Ecco, come mai proprio in questo periodo storico c'è una ragione perché si sono concentrati tutti in questo momento? Ma dunque, ci sono concentrati, io vado a indovinare naturalmente, perché c'è stata certamente una coincidenza di scoperte, di interesse per questi temi. Un po' si può dire i tempi erano maturi, si veniva da un periodo abbastanza improntato al materialismo, soprattutto questo, al materialismo, all'illuminismo, al razionalismo all'estremo, alla scoperta anche a livello sociale, alla scoperta dell'industria, di tutte queste cose. Per cui questa ventata di mistero, che poi non era mai sparita dalla società, c'era sempre stata, in quest'epoca, dove forse anche le comunicazioni cominciano ad essere più facili, la gente si muove di più e così via, e forse è il momento giusto per cominciare a diffondere, forse la gente ha raggiunto un livello di maturazione e di cultura sufficiente per accettare anche questi lati meno noti, meno conosciuti ed esplorati della realtà, perché di questo si tratta. E Elena Petrovna Blavatsky è stata veramente un'antesignana,
è legata allo spiritismo anche lei, perché tra l'altro quando andò a New York e incontrò il colonnello Olcott che l'aiutò, poi si incontrarono, dove si incontrarono? A delle sedute spiritiche, eccoli qua, sì. Lui ha una barba meravigliosa, questo signore. Sì. Molti uomini in quell'epoca, arrivati a una certa età, si facevano crescere una barba a pioggia che era enorme. Comunque loro due si conobbero a una seduta spiritica. C'erano, forse questo non è notissimo, ma c'erano dei fratelli che erano medium in una casa di campagna, facevano queste sedute fantastiche, dalle descrizioni, dove addirittura apparivano entità materializzate, complete, eccetera. Olcott, che era giornalista, oltre che militare, eccetera, era lì per scrivere degli articoli per il suo giornale, e lei, che era stata inviata dalle sue guide, poi facciamo un passo indietro per dire come mai è andata lì, è stata inviata dalle sue guide a New York, non sapeva perché, le dissero vai là e troverai la persona giusta. Lei va, era interessata a tutti questi fatti, perché lei stessa era una medium fortissima, e lì si incontrano con Olcott, e a quel punto lei era vestita con la sua camicia rossa, perché lei aveva combattuto con Garibaldi, aveva avuto una vita avventurosa, aveva combattuto a Mentana con Garibaldi, era stata anche ferita, quindi portava volentieri la camicia rossa garibaldina. Comunque, per fare un passo indietro, lei è nata nel 1831 ed è morta 60 anni dopo, nel 91, quindi abbastanza presto è morta, però sembrava già una signora di 100 anni, perché era molto pesante, corpulenta, non aveva niente di giovanile, neanche anni parecchi. Queste sono proprio fotografie di quando era ragazza, che quasi all'epoca di 17enne, quando si sposò, anche il matrimonio fu una cosa molto strana. Lei apparteneva a una famiglia nobile russa, esattamente dell'Ucraina, lei era nata in quella zona, era una orfana di mamma, era cresciuta, allevata dai cosacchi del padre, quindi aveva avuto un'educazione abbastanza particolare, insolita, ed era dotata di poteri psichici notevoli. Io ho letto delle cronache familiari, scritte proprio a memoria familiare, all'epoca era abbastanza abituale scrivere il proprio diario, no? C'è in particolare un diario della sorella, che racconta solo per memoria familiare quello che lei faceva. Quindi lei vedeva le entità, poi faceva proprio esperimenti veri e propri, cioè legarla, addirittura i familiari, non credendo a tutti i suoi poteri, la legavano su un divano sdraiata, e succedeva di tutto, materializzazioni, apparivano entità, si muovevano gli oggetti da una parte all'altra. Quindi inizialmente in maniera anche abbastanza disordinata, più carattere quasi di poltergeist, e poi pian piano lei imparò a disciplinare queste sue doti. Comunque aveva un carattere molto bizzarro, e la sua, quando aveva 17 anni, questo va detto per spiegare che personaggio era, quando aveva 17 anni la sua governante le disse che con un caratteraccio come quello che aveva nessuno avrebbe mai voluta sposare, neppure quel vecchio del generale Blavatsky. Il generale Blavatsky aveva, non so, una settantina d'anni, quindi tipo quei 50 anni di differenza che non guastano mai. E lei invece la prese sul serio, per ripicca, fece di tutto, gli fece un sacco di corteggiamenti e di moine al generale Blavatsky, che chiese la sua mano. E la fu accettato, la proposta, dalla famiglia, dal padre, per cui lei non poté più fare un passo indietro, si pentì moltissimo, anche perché era una donna assolutamente indipendente, e l'idea di essere legata a un marito e succube in qualche modo di un marito non le sorrideva per niente. Morale, avviene il matrimonio, il generale Blavatsky la porta nel suo castello, anche lui era militare, con cosacchi intorno, le guardie, eccetera, eccetera. Lei si rifiuta a lui, e dopo 3 giorni riesce a scappare a cavallo, per dire il personaggio, e le cronache dicono senza dargli occasione di considerarla sua moglie. E quindi lei se ne va, torna a casa sua, i suoi l'accolgano, e lei passa qualche tempo a casa, poi comincia una serie di viaggi che sono nei primi anni abbastanza misteriosi, cioè comincia, ecco, questo matrimonio, diciamo infelice, appunto non fu certo un matrimonio felice, però le diede una libertà, nel senso che come donna sposata aveva una libertà maggiore che se fosse stata una ragazza, e aveva mezzi familiari e quindi poteva farlo, e cominciò, inizio accompagnata da una zia, poi anche da sola, a fare questi viaggi che la portarono in Medio Oriente, in Egitto, e poi sempre più lontano, in India. Potete pensare cos'era alla metà dell'Ottocento andare in India, naturalmente con la nave, con i piroscafi, e poi con le carrozze. E lei non solo andò in India, andò fino in Tibet, andò fino sulle montagne dell'Himalaya, e lì incontrò
questi maestri di saggezza, lei li chiamò, questi uomini colti con i quali lei era, disse, in contatto telepatico da sempre, che evidentemente favorirono l'incontro e che le diedero una serie di insegnamenti che lei poi travasò nella società teosofica che fondò, trasformandoli anche in qualcosa di accettabile per il mondo occidentale, di comprensibile. Allora, attraverso questi insegnamenti, lei fu istruita anche sulla grandezza, sull'importanza della cultura, della filosofia, della religione indiana dell'epoca, che all'epoca era dimenticata da tutti, persino dagli indiani, perché la presenza dei missionari cristiani aveva fatto sì che loro la dimenticassero, perché i missionari, certamente in buona fede, li facevano credere che fossero superstizioni. E quindi abbiamo, per esempio, su questo punto la testimonianza del Mahatma Gandhi, il quale ha scritto nella sua autobiografia di aver conosciuto la tradizione filosofico-spirituale indiana attraverso i teosofi che lui aveva incontrato quando viveva a Londra, che la teosofia si diffuse moltissimo. Quindi Madame Blavatsky incontra tutti questi personaggi, poi ritorna in Occidente e riceve da questi maestri, vado velocemente perché ce ne sarebbero da dire di cose, comunque questi le dicono, le fanno sapere telepaticamente che doveva andare a New York e lì avrebbe incontrato la persona. Qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio. Quindi va a New York senza sapere per quale motivo ci va, deve incontrare una persona ma non sa né come né quando, ma lei ha fiducia assoluta, incontra queste sedute spiritiche il colonnello Olcott, un uomo di larghissime vedute, colto, integerrimo, e si interessa subito a lei, sono coetanei praticamente, e cominciano al di là delle sedute medianiche a incontrarsi, vivono tutte e due a New York. Intorno a loro si crea lei comincia a parlare di quello che sapeva, delle sue conoscenze, delle sue scoperte, sa di potersi confidare. Intorno a loro si crea un gruppo di persone colte, anche ecclesiastici di larghe vedute, medici, avvocati, militari, eccetera, eccetera. Un gruppo, e fanno incontri, a un certo punto decidono che questo è il momento per creare una società. E quindi fondano allora a New York nel 75 la Società Teosofica, che ha tre principi di base. Ora ci sarebbero tante cose da dire, ma ve li leggo perché voglio essere precisa. Cioè, chi voleva appartenere alla Società Teosofica doveva essere d'accordo su questi punti, non era tenuto a convertirsi a niente, a fare niente, però su questi punti qui. Cioè, formare un nucleo della fratellanza universale dell'umanità, senza distinzione di razza, credenza, sesso, casta o colore. Quindi pensate com'è innovativa 150 anni fa un discorso di questo genere. Quando poi porteranno società teosofiche in India, dove vigevano le caste, l'idea che le caste non avessero importanza era un elemento molto importante. Secondo punto, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze, quindi un programma culturale vasto. Terzo, investigare le leggi inesplorate della natura e i poteri latenti dell'uomo. Quindi qua dentro c'è tutto quello che oggi chiamiamo ricerca psichica e parapsicologia, quelle indagini del mistero, di quello che c'è dentro di noi e così via. Queste cose ve le ho raccontate in questo libro che ho fatto, l'avete certamente voi, La vita di Elena Platonovna Blavatsky. È un libro che sono interessata moltissimo a scriverlo, perché ho dovuto consultare tanto materiale, e sono anche convinta che tutto quello che facciamo oggi, se oggi parliamo liberamente intanto di poteri psichici interiori, e quindi riconoscimento che dentro di noi c'è un potenziale importante che può manifestarsi in tanti modi, e poi tutto quello che oggi sappiamo dell'Oriente, cioè se oggi parliamo di meditazione, di yoga, di tutti i testi della sapienziale indiana, e lo dobbiamo a lei, che gli indiani si sono sempre la teosofia si è sempre fatto un compito proprio della riscoperta di questa grande tradizione filosofico-culturale, religiosa dell'India. Hanno ripubblicato tanti testi, hanno fatto un grandissimo lavoro. Allora, viene detto, per andare avanti, viene fondata la Società Teosofica, che ha subito un successo enorme, non solo
negli Stati Uniti, ma ovunque, perché benché non si muovessero molto velocemente come facciamo oggi, ma qui piroscafi, le notizie giravano, i libri. Lei scrive un primo libro che ha grande successo, Iside svelata, un librone notevole, che lei scrisse praticamente per ispirazione. E io ho letto, consultato per fare il mio libro, i diari del colonnello Olcott, che si chiama All Daily Leaves, cioè vecchie pagine di diario, vecchie foglie di diario, e dove lui racconta esattamente che, come con grande stupore, lui vedeva come lei scriveva, perché lui lavorava durante il giorno e poi si ritrovavano la sera e scrivevano, e lei scriveva e lui la guardava mentre scriveva, e lei riceveva non solo dei fogli materializzati dove c'erano degli scritti, ma si metteva anche diciamo a guardare per aria, e poi a un certo punto cominciava a scrivere come sotto dettatura o come copiando qualche cosa. E in questi libri ci sono pagine che si trovano solo in libri che esistono alla Biblioteca Vaticana, per esempio, e che lei non aveva assolutamente a portata di mano. Poi ne scrisse un secondo, La dottrina segreta, con altrettante novità, altrettante informazioni. Sono libri molto, molto ponderosi, diciamo. E io, a chi vuole avvicinarsi, io consiglierei il suo più semplice, che si chiama La chiave della teosofia, che è un libro molto, dove lei risponde a tutte le domande che le sono state fatte nel corso degli anni sulla teosofia. È molto più semplice, però se uno va avanti, naturalmente. Dunque, questi libri che lei ha fatto ebbero un successo strepitoso, perché furono i primi in assoluto che parlavano di misteri, che parlavano di poteri interiori e così via. Quindi i libri si diffondono un po' dappertutto, la società teosofica viene fondata un po' in tutte le nazioni europee, tutto il mondo colto faceva parte della società teosofica. Però loro a un certo punto decidono, i due fondatori decidono che, siccome si rifà la teosofia all'India, è giusto portare il quartier generale in India, e si trasferiscano in India trovano un quartier generale, quello che sarà il quartier generale vicino a Madras, che oggi si chiama Chennai, ad Ajar si chiama, io sono stata due volte lì, un posto fantastico, è un palazzo che loro riuscirono a comprare, faceva parte di una casa di vacanza di un Maharaja, una cosa di questo genere, meraviglioso, con tantissimi ettari di terra intorno, e se lo crearono poco per volta con le donazioni di tutti i teosofi di tutto il mondo, come volevano. Per esempio, ci sono, allora come oggi, ci sono templi di tutte le religioni, di tutte, dalle maomettani, buddisti, induisti, cattolici, ebrei, di tutte le religioni possibili, senza distinzione di importanza. Quindi ognuno può andare a pregare dove crede, nella massima libertà. E poi il quartier generale dove visse lei, dove visse Olcott, ci sono ancora appunto le loro stanze, e tanti bungalow, e poi un edificio enorme per gli ospiti, che adesso in questo periodo stanno restaurando, fra l'altro. Uno per gli ospiti europei, occidentali, diciamo, americani, europei, e uno per gli indiani. E attualmente il presidente mondiale della società teosofica è un americano, Tim Boyd, che sta dando un impulso molto, molto concreto, molto americano, diciamo, sta restaurando tutti questi edifici, insomma, sta facendo un grande lavoro. Comunque, all'epoca, quando loro si trasferirono in India, ci fu un'accoglienza incredibile da parte degli indiani, perché capivano che la teosofia, la società teosofica, lavorava in senso filo indiano, assolutamente. Fondarono loro tantissime scuole, che fu uno dei loro punti di forza, la cultura di fondare tante scuole. Non per niente, qui apro una parentesi, fu teosofa Maria Montessori. Sì. Maria Montessori, anche questo non lo sanno in tanti, era iscritta alla teosofia. Come? Ha scritto un libro anche per lei. Ha scritto un libro anche per lei, ed è stato per scrivere il libro su di lei che sono andati in India. Perché Maria Montessori è vissuta 10 anni presso la società teosofica in India, andò che aveva 70 anni e tornò che ne aveva 80, quindi sono tanti 10 anni. E lei andò là appunto perché era stata invitata dai teosofi a tenere uno dei suoi corsi, celeberrimi corsi per insegnanti, e poi scoppiò la guerra, poi si fermarono lei con suo figlio, anche dopo la guerra, perché partirono nel 39 e tornarono nel 49, quindi
quattro anni dopo la fine della guerra, quindi fecero un straordinario lavoro lì, anche perché Maria Montessori trovò una rispondenza straordinaria in India presso i teosofi per i suoi metodi di insegnamento, che i teosofi avevano più o meno gli stessi principi. Se si leggono certe cose scritte dalla Blavatsky, che si trovano nella Chiave della Teosofia sull'educazione, e si legge il metodo di Maria Montessori, che fu scritto 20 anni dopo, e si trova anche più di 20 anni dopo, e si trovano tante coincidenze. Non voglio dire assolutamente che la Montessori abbia copiato però ci fu assolutamente, non dico questo, però c'è una coincidenza proprio di intenti e di metodi che fecero sì che lei in India si trovasse così bene, ecco, che trovò terreno fertile. Ecco, e quindi volevo far vedere praticamente il simbolo della società teosofica, il suo motto, che proprio non esiste religione superiore alla verità. Verità, ecco. E riusciamo magari a raccontare ai nostri amici a casa il simbolismo di questa immagine che è stata scelta come appunto, chiamiamolo logo, insomma, della società teosofica. Quindi un serpente che si morde la coda, un Ouroboros, quindi... Sì, questo qui se lo si ritrova da tante parti ed è un bellissimo, è ricco di simboli. Poi ci sono tanti simboli non soltanto indiani, per esempio c'è la chiave della vita, che è un simbolo conosciuto ovunque, che viene dall'Egitto, e c'è il triangolo della saggezza, che uniti questi triangoli formano una stella, poi queste scritte indiane, insomma unisce un po' tante antiche tradizioni in una sintesi molto bella, che è espressa poi da queste parole. Non c'è la verità, ecco, non c'è non c'è cosa più importante della verità, quindi questo va anche a conferma di quanto dicevamo prima sulla presenza presso la società teosofica di tutte le tradizioni religiose, che loro non hanno mai detto questa è meglio di un'altra, anche se molti di loro si convertirono al buddismo, molti teosofi, però non ci fu mai un desiderio di dire buddismo è meglio del cristianesimo, mai, assolutamente, fu una scelta personale, tanti restarono cristiani, proprio non c'è assolutamente, quindi la verità sappiamo poi che ognuno ha la sua, certamente, quello che è. Però ecco, ai teosofi è chiesto di credere, di condividere i tre principi che ho letto prima, l'uguaglianza universale, la volontà di ricerca e il riconoscimento dei poteri interiori dell'uomo, ecco. Questo è solo chiesto, questo non è molto. Ecco. Come mai poi ci furono degli scismi? Cioè, una volta che poi la società teosofica fu presa in mano dalla successiva, no? Alla Blavatsky, cioè Alice Bailey, poi per esempio Rudolf Steiner si distaccò, no? Dalla società teosofica, sì, per fondare la sua antroposofia. Ecco, che differenza c'è e come mai questi scismi o comunque queste decisioni? Allora, e qua è una bellissima storia questa, quello che venne dopo, perché la società teosofica ha avuto dei seguiti importantissimi, tra cui appunto quello relativo a Steiner e relativo a Krishnamurti, per esempio, questi due personaggi. Rudolf Steiner anche lui era un sensitivo naturale, era un uomo però molto diverso da Madame Blavatsky. Lui era anche uno scienziato, aveva studiato le scienze, era un sensitivo, e lui volle sempre controllare con la scienza le cose che apparivano a suo occhio interiore. Infatti tutte le sue scoperte, sia pedagogiche che in agricoltura, l'agricoltura biologica se la inventò lui, i metodi di agricoltura, questo, la medicina, tante cose. Lui volle sempre controllare scientificamente, perché aveva questa formazione, oltre che laureato in filosofia, aveva studiato anche le scienze. Però lui, quando iniziò la sua carriera di conferenziere a Berlino, prima aveva trascorso 7 anni a Dornach, 7 anni a Weimar, la città di Goethe, per contribuire. Pensate che compito importante. Goethe era stato, faccio ancora un passettino indietro, perché bisogna farle, se no non si capisce di cosa si parla. Goethe era stato, oltre che grande poeta, anche scienziato. Ha scritto opere sulla metamorfosi delle piante, la teoria dei colori, l'ottica, eccetera. E le sue opere scientifiche sono state le ultime ad essere indagate con metodo, annotate, eccetera.
E lui fu invitato, era tanto colto e noto, per la sua, molto giovane ancora, poco più di 20 anni, invitato a Weimar a contribuire alla edizione, la prima edizione critica delle opere scientifiche di Goethe, cosa che fece rimanendo 7 anni a Weimar. Finito qui, concluso quest'opera, lui si trasferì a Berlino come conferenziere e lì lui parlava anche di scienza, parlava di filosofia, eccetera, ma parlava anche di poteri interiori, parlava anche di misteri, quelli che sono e trovò molto ascolto presso i teosofi. In Berlino c'era, in Germania aveva molto diffuso la società teosofica, quindi si legò molto con loro e fu eletto segretario generale della società teosofica per la Germania, non solo per Berlino, e rimase 11 anni con questo compito, avendo però sempre con i teosofi una differenza di base, che Steiner restò sempre intimamente e profondamente cristiano, meno portato al... condivideva con i teosofi il concetto di reincarnazione, delle molte vite che venivano definite una necessità cosmica per evolversi e andare avanti nella nostra evoluzione, però lui ritenne sempre che la figura del Cristo e la tragedia del Golgota, come lui la chiamava, fosse l'elemento determinante della storia dell'umanità. Mentre per i teosofi il Cristo, rispettatissimo per carità, era una delle grandi figure di profeti, insieme a Mosè, insieme a Krishna, insieme a tutti questi personaggi. E questa fu un po' la differenza fra loro, però questo non impedì loro di collaborare molto bene, appunto per 11 anni, anche prima che fosse eletto segretario generale, però dopo in modo particolare. Però questi anni Krishnamurti sto venendo a Krishnamurti. La separazione avvenne in maniera un po' traumatica per la questione di Krishnamurti. Krishnamurti era nato alla fine dell'Ottocento, era un ragazzino, era figlio di un teosofo, in India era nato, vicino a Madras, fra l'altro. Era figlio di un teosofo che era uno degli impiegati della società teosofica e crebbe nell'ambito della società teosofica, dentro lì, ad Ajar, proprio lì dentro. E lì, inizialmente, famiglia sfortunata, era morta la mamma, erano rimasti molti figli, quest'uomo, il papà fu molto aiutato dalla società teosofica ad allevare questi figli, e quando Krishnamurti aveva 12-13 anni, fu scoperto, diciamo così, tra virgolette, dai teosofi, da Ledbetter, che era allora uno dei capi della società, e da Annie Besant, che era succeduta al colonnello Olcott, prima era stato presidente Blavatsky, poi Olcott, e poi Annie Besant, che era stata allieva diretta della Blavatsky. E loro due riconobbero, Ledbetter era veggente, riconobbe in Krishnamurti un'aurea particolare, e lo prese, lo allevò, lo curò, lo educò, questo ragazzino, lui e suo fratello, dicendo che lui sarebbe stato un grande maestro spirituale, e approfondendo sempre più questo concetto di maestro spirituale. Krishnamurti aveva anche lui dei poteri, vedeva le entità, anche lui era molto sensitivo. Quando era nato, un astrologo aveva fatto una previsione per appunto. I teosofi cominciano a parlare per Krishnamurti di ritorno del Cristo. Cioè che il loro compito sarebbe stato di preparare la figura fisica di Krishnamurti in modo che il Cristo potesse poi incarnarsi in lui, nel momento in cui l'apparato fisico, lo strumento fisico fosse stato pronto, educato, adulto, eccetera. Questa cosa scandalizzò moltissimo i teosofi, una parte dei teosofi, per cui ci fu una sorta di scissione. Krishnamurti allora era molto giovane, meno di 20 anni, 16 anni, 17 anni, non era probabilmente in grado di opporsi a questo, accettò, era ancora abbastanza sbalestrato da questa vita difficile che aveva avuto fino ad allora, e quindi anche se fin dall'inizio si conoscono delle cose che ha detto e scritto che sono abbastanza critiche, abbastanza non tanto partecipi a questa cosa, ecco. Però il disconoscimento avviene dopo. Comunque questa proclamazione dei teosofi, dei capi della teosofia, cioè Annie Besant, che era stimatissima, conosciutissima, eccetera, e Ledbetter, suscitarono uno scandalo notevole e parecchi diedero le dimissioni della società teosofica, tra cui Edouard Schurer, che è il famoso autore dei grandi iniziati di questo libro famoso,
e Steiner. Steiner, forse per lui fu l'occasione, forse lo meditava già da tempo, però questo scandalo su Krishnamurti, fece sì che lui desse le dimissioni dalla Società Teosofica e iniziasse, come tu dicevi prima, la sua carriera di, con il suo movimento, l'antroposofia. Ecco, l'aveva già fra l'altro messo a punto in alcuni libri, e poi dopo per tutta la vita, che 30 anni che gli rimasero ancora di più da vivere, portò avanti sempre il suo discorso. E Krishnamurti, è giusto dire qualcosa anche di Krishnamurti, che è cresciuto così e grato ai teosofi, a un certo punto si scrollò di dosso questo carico messianico che non sentiva assolutamente adatto a lui. A un certo punto è divenuto adulto, maturo, pronto, proprio veramente se ne liberò, e disse che lui era libero e che non, che voleva, che il suo compito era di rendere tutti liberi, cioè al di là di condizionamenti, di sette, di recinti, di prigioni, eccetera. Ecco, liberatevi da tutto, siate liberi. Non volle mai creare una scuola, fu detto anzi l'antiguro, proprio perché lui aveva una visione, l'antiguro, l'ho stato definito giustamente, proprio perché ecco, lui promosse sempre, e diciamo che nel suo pensiero c'è molto della società teosofica, del pensiero teosofico, nel senso appunto di cercare dentro di sé le forze, le capacità, le potenzialità, questo senz'altro, di sviluppare al massimo, proprio anche ai fini di creare una società migliore, quindi un discorso molto moderno fatto Krishnamurti. E quindi dentro il suo pensiero io ci ritrovo parecchie cose della società teosofica, però questo ruolo messianico lui non lo volle accettare. Questa poi è stata la sua grande opera, perché non deve essere stato facile, ecco. Rimase sempre in buoni rapporti con i teosofi, in particolare con Annie Besant, che gli aveva fatto quasi da madre, Elliott Better da padre, vista la situazione difficile sua di partenza. Però a un certo punto anche lui, non posso neanche dire creò il suo movimento, perché non ne ha creati lui di movimenti, non ha creato scuole, non ha creato niente, però per tutta la vita, è morto a 90 anni passati, 91 anni, nell'86 mi sembra, ha portato avanti questo discorso di libertà e di manifestazione delle potenzialità interiori, della necessità di evolversi anche per un discorso sociale importante, naturalmente un discorso di tipo spirituale. Quindi è un discorso importante, ecco, che lui ha fatto. Però anche lui è partito dalla società teosofica. Teosofica ha dato veramente tanti frutti. Voglio trattare un argomento anche un po' complicato, no? Come si può rispondere a tutti quegli storici o politologi, per citarne uno, Giorgio Galli, per esempio, che hanno cercato delle presunte connessioni o influenze della teosofia, tra appunto teosofia e il nazismo, nel senso che la Blavatsky sosteneva che l'umanità discendesse da una serie di razze radici, no? E quindi tra queste razze c'era anche quella ariana, che addirittura sosteneva provenisse da Atlantide. Quindi questo pensiero è stato mal interpretato poi da quello che è successo in seguito, che insomma tutti conosciamo a livello storico. Quale presunta connessione o influenza? Secondo me è stato un po' tirato per i capelli, ecco, perché fra l'altro l'insegnamento teosofico è molto vasto, si può leggere un po' di tutto e di più. E quello che mi sembra giusto che rimanga oggi è il grande contributo che la società teosofica ha dato al pensiero moderno, diciamo, alla spiritualità moderna, all'avvio di tutti gli studi psichici, tutto questo. Mi sembra giusto salvare questo e non andare a scavare troppo, magari rischiando anche di malinterpretare certe affermazioni. In questi grandi libri che ho citato prima della Blavatsky, La dottrina segreta, Iside svelata in particolare, si può trovare di tutto e di più. Indubbiamente, anche cose che lei ha scritto che magari oggi non sono più condividibili, non sono controllabili, fra le altre cose, ecco. E quindi uno può prendere un po' di buona fede senza pensa di io, ecco, mi limiterei a riconoscere quello di buono che è stato fatto dalla società teosofica, che è stato tanto, questa grande apertura
all'inizio, diciamo, anche tanti che si occupano oggi di ricerca psichica, sono occupati in un recente passato, hanno riconosciuto questo debito nei confronti della società teosofica, proprio per le grandi porte che ha aperto, la conoscenza dell'Oriente, il contributo dell'Oriente, la tradizione filosofica. Se oggi conosciamo opere come la Bhagavad Gita, per esempio, lo dobbiamo a loro. I sutra, le opere di Patanjali, tutto questo, loro hanno fatto. Io, per esempio, quando sono stata ad Ajar per occuparmi di Maria Montessori e trovare lì le tracce del suo insegnamento, ho trovato lì, fra l'altro ho incontrato là i suoi ultimi allievi, i suoi ultimi discepoli, e lei poi tornò in Europa, che aveva 80 anni e morì poi 2-3 anni dopo, quindi gli ultimi allievi che lei ha avuto li ho trovati là, fra i suoi ultimi allievi sono quelli. Comunque lì la Società Teosofica ha una biblioteca dove ho potuto attingere molte cose e un archivio abbastanza segreto dove si accede se abbiamo il permesso da parte loro, e lì dentro c'è un tesoro di opere indiane alcune sono anche esposte a turno, opere indiane che attendono forse ancora di essere tradotte. Cioè loro fecero anche questo grande lavoro di recupero dei testi tradizionali della cultura, della civiltà, della religione orientale. Proprio un lavoro di recupero, che non andassero perduti, perché c'è stato un momento appunto nell'Ottocento che anche in Oriente si riteneva che fossero superstizioni, fossero cose. Quindi questo grande lavoro e poi il riconoscimento delle potenzialità interiori nostre, qui come ho detto, accennato prima, c'è tutto l'avvio allo studio di quelli che oggi chiamiamo parapsicologia, poteri paranormali, chiaroveggenza, telepatia. Madame Blavatsky era abbondantemente dotata, quindi era molto interessata allo studio di queste potenzialità. E poi il discorso culturale, lo studio del confronto fra le varie religioni, tra le varie scienze, le varie filosofie, quindi mettendo tutto allo stesso livello, cioè senza pretese di dire questo è meglio, questo è peggio. Della nostra libreria, perché noi la libreria esoterica nasce proprio come libreria ecumenica, quindi una libreria dove si poteva trovare e si può trovare tutto, tutte le religioni. Esatto, è una libreria teosofica in questo senso, perché esatto, si può trovare di tutto. Ho accennato prima i templi di tutte le religioni che ci sono lì presso il quartier generale. E esatto, quindi fa vedere la grande apertura, ecco. Abbiamo anche una casa editrice proprio con l'obiettivo di andare a ripescare dei testi di quel periodo, quindi dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, che magari sono un po' rari oggi fuori catalogo, con una nuova veste grafica, delle prefazioni, quindi a rendere disponibile questo tesoro anche alle nuove generazioni. Quindi abbiamo pubblicato Leadbeater, Powell, fra poco faremo anche appunto l'introduzione alla teosofia della Blavatsky, insomma, quindi nel nostro piccolo anche noi continuiamo. È un lavoro importante che viene fatto. Quindi bravi, potete metterci sotto di impostazione teosofica, però si può capire facilmente come in un discorso così ampio come quello della teosofia si possa andare a pescare un po' di tutto, a trovare le cose a sé non va bene, insomma. Sì, si può estrapolare un po', si può estrapolare volendo un po' di tutto. Quello che oggi va salvaguardato e messo bene in luce, quello che state facendo anche voi con le pubblicazioni, con la vostra impostazione, è quello di cui abbiamo parlato oggi, proprio questa grande apertura che la società teosofica nell'Ottocento, ancora nell'Ottocento, ha dato. Nel confronto, no? Nel dialogo tra tutte le religioni, i credi, insomma, i percorsi spirituali. Sì, anche quello che tu hai citato prima, cioè la fondazione nell'82, 1882 a Londra, della Society for Psychical Research, e poi nell'85 dell'American Society for Psychical Research. Questo era dedicato allo studio dei poteri interiori dell'uomo. Certamente a queste fondazioni l'impulso dato dalla società teosofica ha fornito un appiglio importante, uno sprint notevole, ecco, perché soltanto 6-7 anni prima
era stata fondata la Società Teosofica, che si era diffusa moltissimo sia negli Stati Uniti che poi in Inghilterra, perché Madame Blavatsky fece molto, molto spesso dei soggiorni a Londra, anzi morì poi a Londra, lei tornò dall'India a un certo punto e morì a Londra. E quindi la società, nell'82, quindi solo 7 anni dopo, fu fondata questa società, che è ancora la prima, una delle più importanti al mondo per lo studio dei poteri interiori, quelli che lei ha messo in luce con la... Quindi io questo salverei e sottolineerei appunto della... Lasciamolo raccontare questo messaggio. Grazie mille.